libreria di Valerie. Come ti chiami? Come ti chiami? Valerie. Valerie, lei è mia figlia. Perché qui? Perché sì. Perché oggi il video lo fa lei. Lo presenta lei, lo fa lei, giusto Valerie? Cosa abbiamo fatto oggi? La magia. Abbiamo fatto la magia, abbiamo fatto le pozioni magiche. Anzi. Va bene. Valerie oggi ha fatto le pozioni magiche, giusto? E ci farà vedere come si fanno. Se non mi conoscete, io sono Emily. Emily? Sì. Sono io Emily. Sei tu Emily? Forse lei è Emily, non si sa. Io mi ricordavo che tu ti chiami Valerie, però. No, va bene. E se non mi conoscete già, ho un blog su Instagram che si chiama 25 with Toddlers. Io mi occupo di process art e di gioco sensoriale per bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Mi potete trovare su Instagram e se volete... Tu hai 3 anni, sì. Valerie ne ha 3, quasi 4. E perché sono grande. Sei grandissima. Scusate, il video di oggi sarà un po' così. Se volete vedere gli altri video con le altre attività che abbiamo fatto, le trovate su questo canale. Adesso partiamo con le magie. Partiamo con le magie? Sì. Ok. Partiamo versando nel nostro contenitore un po' di detersivo per i piatti. Noi abbiamo aggiunto anche un po' di colorante, ma non è obbligatorio. Dopodiché si inserisce un po' di aceto di vino bianco. I brillantini, se ce li avete, sono perfetti per fare la pozione, ma non è assolutamente obbligatorio. Manca solo un po' di bicarbonato ed ecco che parte la magia. Continuate ad aggiungere bicarbonato e aceto e se volete potete anche continuare ad aggiungere i glitter o il colorante fino a quando non sarete soddisfatti. Valerie, come tanti bambini, ha voluto farlo e rifarlo più volte. Come vedete è veramente una cosa semplicissima, ma vi assicuro che piacerà un sacco ai vostri bambini e che li terrà impegnati per un po' di tempo. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao!